Io mi chiamo Monia, lei è Carlotta. Oggi in qualche modo rappresentiamo, e siamo molto felici di rappresentare, diciamo, la parte scrittori, di Anima Edizioni. E quando mi hanno detto che si sarebbe aperta la possibilità di aprire una libreria così a Udine, io ho pensato alla difficoltà che può esserci nel portare comunque un territorio dell'anima qui. Udine, come questi paesi, è stato un luogo che è stato, in qualche modo seviziato, torturato, derubato, straziato. Quindi è molto difficile, per il ricordo, le forme pensiero che si sono depositate in questi luoghi. Rimettersi in gioco, riaprirsi, volerci di nuovo credere, aprire di nuovo le braccia a chi sta arrivando da fuori. Sono territori in cui si sono depositate coperte a doppio ritorto di forme pensiero pesanti. Che cosa sono le forme pensiero? Che è un po' anche quello che cerco di fare, cioè portare consapevolezza su come si muovono le forme pensiero e che cosa sono, perché uno pensa che è una cosa così romantica, però quando la forma pensiero è applicata non è più così tanto romantica e non è più così tanto un pensiero. Tutto quanto quello che noi pensiamo viene assorbito da quello che è l'aula che ci circonda, i libri stessi, il mobile, adesso è perché sono nuovi, ma un giorno anche questi parleranno di chi li ha toccati, vissuti, di chi ci ha letto sopra. Tutto quanto quello che noi pensiamo e mettiamo, le nostre azioni, informano gravemente o gioiosamente l'ambiente intorno a noi. Noi in qualche modo le contaminiamo sia nel bene, quindi in maniera funzionale, che in maniera tossica. Quindi non possiamo aspettarci che gli eventi cambino, che le guerre si vincano, si perdano, si patteggi. Sono cose che si fanno a tavolino, le guerre le ha fatte le persone. Quindi anche se di fatto una situazione è finita o qualcosa è cambiato sulla carta, ricordiamoci che domani è il 25 di aprile, in realtà poi ci vuole un po'. È proprio come una malattia, una persona può prendere consapevolezza di che cos'è la malattia che ha, di qual è il conflitto che l'ha avuta, posseduta, che l'ha divisa in due. Però, anche se noi abbiamo capito perché ci siamo ammalati, in realtà deve essere fatta un'ulteriore alchimia. Le informazioni nel nostro corpo denso sono molto più difficili da drenare di un concetto. Quindi può accadere che noi abbiamo delle guarigioni a livello spirituale, ma non ce le abbiamo ancora a livello fisico. Ecco che è difficile per un popolo diventare una firma in un foglio. Quindi non ci si aspetta da Udine un cambiamento in un anno, 2 anni, 20 anni, 50 anni. Sicuramente si aspetta la speranza, la fiducia, cioè il riaprirsi. E le forme pensiero sono proprio un bell'affare, ci mostrano proprio come un popolo può cambiare, oppure no. Io ricordo quando mio nonno mi raccontava. È scomparso da poco, è andato in astrale da poco. Mi raccontava di quando lui era stato nei campi di concentramento. E lì, era proprio il periodo in cui io facevo delle esperienze radiofoniche, per cui trasmettevo in radio e raccontavo di quelli che erano stati i momenti di guerra di mio nonno. Cercavo di fare filosofia, ma anche in qualche modo consapevolezza. E raccontavo come queste forme pensiero prendevano e si muovevano all'interno di questi campi di concentramento. E la cosa era veramente buffa, perché nei racconti di mio nonno sembrava ci fossero tantissimi internati. Io mi rendo conto che sto parlando di qualcosa di scomodo, però ci sono delle cose che devono essere dette, altrimenti non si capisce in che senso. Mio nonno mi raccontava che c'erano tantissimi internati e c'erano in realtà pochissimi aguzzini. E allora io, nella mia ingenuità di non aver vissuto il fatto direttamente, gli dicevo: ma nonno, ma perché se voi eravate tanti e loro erano pochi, non vi siete mai ribellati? E mio nonno mi ha detto: ma Monia, noi non avevamo la speranza. E questo è il concetto, la speranza. Ora, tutte le informazioni che girano intorno a noi cercano di togliercela questa speranza, e per me è sempre molto commovente parlare di questo. Sapete cosa successe? Successe che un giorno nell'aria arrivò una forma pensiero diversa da quella che c'era stata il giorno prima, probabilmente covata nel tempo. Probabilmente questa forma pensiero è arrivata come un lenzuolo, si è appoggiata, è diventata una coperta e poi un giorno è talmente allo scoperto che la gente se n'è accorta. Perché
perché non era una voce, non era un messaggio, non era un libro scritto, era una forma pensiero. E quando 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 100.000 internati hanno cominciato a sentire l'effetto di questa forma pensiero, hanno cominciato a capire che stava accadendo qualcosa di diverso. La guerra era finita. Loro non lo sapevano che la guerra era finita. Ma era arrivata tuttavia la forma pensiero che la guerra era finita. E loro l'avevano percepito questo. Così è bastato un fatto, uno solo in più, rispetto alla media, perché era una rivolta. E così tutti gli internati si sono ribellati. E sono scappati. I loro aguzzini stessi si suicidavano perché non volevano finire in mano agli internati, perché sapevano cosa sarebbe successo. Cioè sapevano che avrebbero subito le stesse condizioni di vita che queste persone avevano subito prima. Loro si sono ribellati solamente quando hanno percepito la forma pensiero della speranza. E ci è voluto un po'. Questo per farvi capire il potere della speranza, ma anche il potere di chi la vuole togliere, la speranza. E ogni volta che qualcuno tenta di toglierla a qualcun altro, che si tratti di una situazione da sistemare, che si tratti di una battaglia personale per una scuola a cui è caduto il tetto, come nel caso di mia figlia la settimana scorsa, è sempre importante crederci, anche quando ci si dice non c'è possibilità, ci sono i tagli, è sempre importante crederci. Perché chi toglie la speranza fa due cose terribili. Innanzitutto, in qualche modo, condiziona il destino di chi è davanti. E poi, profondamente, dilania se stesso. E diventa un miserabile. Diventa tossico persino per se stesso. E questa, sapete, è una realtà. Ed è una realtà bella e santa tanto quanto le cose belle che sono qua intorno. E non si può non vederla. Questi sono rifugi, sapete, tutti questi sono rifugi. Sono momenti in cui l'anima scuffia, respira, si beve una tisana. Però tutti questi rifugi non devono mai essere maniglie, non devono mai essere occhiali che non permettano di vedere la reale realtà. Altrimenti si tratta di inganni. Quello che si vuole fare come messaggio spirituale è cercare di rendere la spiritualità una situazione quotidiana, di ogni giorno. Perché sapete, altrimenti la spiritualità non sarebbe mica nessuno se rimane qui, quassù, negli eremi. Diventa una priorità di chi studia le cose scritte nei libri, ma non di chi le vive. E quindi io mi auguro che Udine vogliano soltanto liberarsi da questa forma pensiero, ma voglia in qualche modo, profondamente, riuscire a cambiare il passo. E a far capire come sia importantissimo vivere la spiritualità ogni giorno, tutti i giorni, ma in maniera concreta. Non serve a niente che uno mediti, se poi va a casa e picchia la moglie. Non serve a niente che uno faccia yoga, o viva qui dentro dalla mattina alla sera, o si legga tutte queste belle informazioni, se poi non comprende il figlio. Capite, vero, cosa sto dicendo? In che senso? Ora, ogni volta che parlo di qualcosa che veramente mi sta a cuore, che veramente è importante, mi si stringe il cuore e mi si riempiono gli occhi di lacrime. E questo, grazie a Dio, succede perché ho un cuore che funziona, non perché sono sull'orlo di una crisi di nervi. E io mi auguro che ognuno di voi possa farlo tutti i giorni, cioè non sia assuefatto a quello che si sente e si percepisce, non si abitui mai al gusto delle cose. Perché abituarsi al gusto delle cose equivale, e siamo la stessa tregua di chi ci toglie la speranza. Vivamente io confido nel progetto uomo, ed è di questo che un po' mi occupo. Il mio ultimo bambino qui davanti si chiama proprio progetto anima, quindi immaginate quanto ci tenga a questo. Quello che sto cercando di fare è portare la spiritualità lì dove serve di più, non una situazione di nicchia dove uno deve uscire di casa perché lo vuole e venire a questo indirizzo in via Pordenone 58 perché lo vuole. Perché lo sa, perché qualcuno gliel'ha detto. Io vorrei che questo arrivasse nelle scuole, dove nessuno gli ha detto che esiste questo, che arrivasse negli ospedali, che arrivasse lì dove serve, perché altrimenti non serve, altrimenti non abbiamo fatto proprio niente di nuovo, non abbiamo creato una cosa nuova, abbiamo creato un'ulteriore libreria di nicchia. Io mi sto
sto portando tutte le mie energie all'interno di questa possibilità, cioè di rendere veramente concreto l'invisibile, ma di renderlo anche di pronto uso, come il pane, nelle nostre tavole tutti i giorni, perché altrimenti ancora una volta si fa divisione. E allora esco con un progetto che si chiama Progetto Anima, porto il mio contributo prettamente spirituale, perché io mi occupo di anima, però non mi fermo qua. Comincio a interessare strutture mediche, psicologi, persone che comunque lavorino direttamente sulle persone e che vogliono far sì che tutto questo non sia più un concetto di nicchia o di quei pochi risvegliati che per fortuna o per karma o per destino, come volete, è la stessa cosa, si trovano a vivere un'esperienza spirituale. Io mi auguro vivamente che si possa cominciare a portare questa realtà anche negli ambienti seri, delle cose che contano. Perché sapete, il rischio è che queste cose diventino non le cose che contano. La gente si divide in due, si divide nelle cose dello spirito, che però con quelle non ci paghi le bollette. Quindi le cose reali, no? Ma continuiamo a scindere. Quindi la grande opportunità che io chiedo, e che a mia volta chiedo a voi, la chiedo a me e mi adopero per questo, ma chiedo anche a voi, è che queste cose non rimangano qui. Proponetele nelle biblioteche, dove la gente va ancora a leggere, sapete? Io ci vado in biblioteca, la gente ci va ancora a leggere. Ci sono tantissimi giovani che vanno in biblioteca, ci sono tantissimi anziani che passano i pomeriggi in biblioteca. Lì dove ancora le cose possono essere gratuite, provate a spingere queste conoscenze anche lì, provate a spingere queste conoscenze e farle entrare nei vostri assessorati, nei vostri comuni. Io lo sto facendo e vi assicuro che le cose sono molto più aperte di quelle che sembrano. I paesi che hanno creato ostruzione sono soltanto quelli che arriveranno dopo, ma c'è sempre la possibilità di ritentare, anche nei posti più ostici. Quindi quello che io mi auguro è che veramente tutto quanto questo possa servire, cioè essere concreto. La realtà delle forme pensiero è nelle nostre vite tutti i giorni, tutto il giorno, sempre. Una forma pensiero può valere poco, però quando si unisce ad un intero gruppo diventa un'egregora, diventa un ammasso, un agglomerato di energie che possono essere bellissime, come l'intenzione di far arrivare tutto questo in un ospedale, o possono essere tossicissime, come pensare che stiamo parlando di un concetto di fede, di un concetto dello spirito, ma non un concetto di educazione importante come lavarsi i denti o dire buongiorno quando ci va davvero. Io mi auguro vivamente che la saggistica possa diventare pane per tutti e anche per chi non è ancora sveglio, che se la possa trovare per strada, che si possa trovare invitato in condizioni in cui c'è questa opportunità, che si crei salotto per parlare di questo, che questo arrivi anche dove solitamente non arriva, perché sennò non è servito proprio a niente. E siccome io so che non è così, perché lo sento, se siamo uno in più che ci crediamo diventerà molto più forte questo agglomerato. E allora che siano forme pensiero positive quelle che andiamo a muovere, che siano forme pensiero nutrienti quelle che andiamo a muovere. Sapete, è l'epoca delle unioni questa. L'imprenditoria adesso non è più di una singola realtà. Adesso è l'epoca dell'unione, delle alleanze. E la vera imprenditoria in tutti i luoghi, in qualsiasi settore adesso, è delle alleanze. Perché è ora. Abbiamo già sperimentato cosa significa essere imprenditori da soli. Quello che ci viene chiesto adesso a livello globale è di unire le forze, di unire le risorse, di non essere più un faro solo, ma di essere una costellazione. Ed è una grande opportunità per tutti. Ce la farà, e le aziende che andranno avanti saranno quelle che capiscono e che contemplano questo. Perché in un momento di divisione vince chi è forte, non chi viene separato da se stesso. E questo è molto interessante. Nell'arco di pochissimi anni noi impareremo completamente come costruire le cose in un modo nuovo, impareremo come utilizzare meglio le nostre risorse, impareremo a non sprecare le cose, impareremo il valore di chi aggiusta le cose
perché per anni noi l'abbiamo perso il senso di chi aggiusta le cose, perché le cose costavano talmente poco che non conveniva neanche aggiustarle rispetto alla manodopera, il costo della manodopera. E allora accadeva che uno comprava un oggetto che era fatto per costare così poco, era fatto male, con materiali poco nobili, e quindi accadeva che si compravano su uno stereo e dopo un anno lo stereo non funzionava più, il lettore non funzionava più, allora si doveva buttare, si doveva inquinare. Si prende un telefono che dura un anno. Noi impareremo da questi errori, impareremo a costruire cose che durano, dare valore a quello che creiamo, alle forme di pensiero che mettiamo negli oggetti. Creare cose perché durino, non creare cose perché è una moda. E devo dire che, nonostante non pensi molto bene della New Age, qualcosa di buono l'ha fatto, perché ha reso di moda la spiritualità. Allora, prima che dobbiamo addirittura arrivare a certi livelli, dobbiamo svegliarci fuori, no? Prima che dobbiamo arrivare a perdere tutto per avere. E io ho una grande speranza in questo. Sono convinta che nell'arco di poco veramente capiremo dei nostri errori. E sono anche convinta di non essere l'unico essere che va controcorrente, in cui tutto intorno dice che va sempre peggio, si andrà sempre peggio. Io ci voglio credere, non soltanto perché ho una bambina di 8 anni a casa che mi aspetta e vuole ottime notizie, ma perché ho visto più volte l'uomo tirare fuori delle risorse che non si pensava avesse, proprio nel momento in cui gli si era detto che non aveva più speranza. Ho visto l'uomo cambiare, ho visto le risorse dell'uomo. E se un uomo solo ha una forza di farcela così grande, immaginiamoci cosa può fare un gruppo di gente. Create gruppi, create alleanze, condividete i vostri talenti con altre persone e non rimarrete mai senza lavoro, non rimarrete mai senza una speranza. E questo è molto importante. Io penso che un esempio come questa libreria lo sia, ma come tante altre realtà. Noi giriamo tutte le settimane comuni e città diverse. E devo dire che per quanto mi riguarda le cose non vanno così male come sembra. È vero che le aziende chiudono, però è anche vero che aziende aprono. È anche vero che ci sono nuovi coraggi delle idee. Io penso che vada un po' cambiato tutto il nostro sistema. Ed è vero che la situazione è difficile. Ma io penso che sia anche dovuto alla difficoltà dell'uomo di capire le cose soltanto con questa procedura, cioè perdere per poter ritrovare. Quindi mi auguro vivamente che tutti noi qui possiamo essere un punto luce nel nostro comune e portare lo spirito e la maniera più giusta di vivere, che è quella comunque legata a essere esseri intonsi, ogni giorno e tutti i giorni. Perché fa bene a tutti, primariamente perché fa bene a tutti. E perché è così che noi diamo l'esempio, non possiamo pretendere questo dal nostro governo se non lo facciamo nelle nostre famiglie. Ogni famiglia è un piccolo comune, quindi riuscire a bonificare una famiglia significa dare l'esempio anche a un comune. Sì o no? Grazie. Grazie. È quello che cerco anch'io di fare così, nel mondo, con le persone, come servizio, è quello di portare la forma pensiero della libertà, cioè creare questa speranza nelle persone, che è quella dell'essere felici, cioè di non rinunciare all'essere felici. Qualunque sia la situazione, che è la situazione personale di ognuno. E proprio parte da una forma pensiero, che è quella di dire no, io ci credo, posso essere felice, nonostante tutti i problemi della quotidianità. E da qui parte la spiritualità, da questa forma pensiero che dice sì, ho coraggio di credere nella felicità. Non so cosa sia, non è necessario sapere cosa sia la felicità, ma ci deve essere questo coraggio di dire no, io ci credo che posso.
In un modo o nell'altro io mi apro a questa forma pensiero. Quello che il cuore delle antiche vie spirituali, nel mio percorso ci sono stati, c'è stata una ricerca con, in varie direzioni, fin da bambina, con varie forme religiose, dai buddisti agli induisti, un po' per i miei genitori, un po' per il mio percorso personale in seguito. Perché io cercavo, io mi ricordo, ero piccola e io credevo in questa cosa, dicevo, io voglio essere felice, non è questa la felicità, attorno a me io non vedo persone felici, so che c'è qualcos'altro. E questa cosa non mi ha mai abbandonato, allora giravo il mondo, andavo alla ricerca in tutte le direzioni e chiedevo a questi grandi maestri che ho conosciuto, come si fa a essere felice, dimmelo. Non so cosa sia la felicità, ma io so che non è questa. Non è quella che ti fa dire, no, io ho un problema per cui devo rinunciare a tutto. Io ho un problema, quindi è giusto che soffra. E in questo percorso, con varie risposte, esperienze, pratiche, è nato questo cuore comune, che è il cuore dell'essere umano, è ciò che appartiene all'essere umano, al di là della forma, del rituale, al di là della religione. Che è proprio la riscoperta della vera natura dell'essere umano. Per quello che noi dobbiamo credere alla felicità, perché la nostra vera natura è libertà da ogni sofferenza. È questo che dicono in tutte le tradizioni spirituali. La nostra vera natura, che la chiamiamo uno, sé, vera natura della mente, Dio, è una, ed è quella. E la cosa bella è che noi non dobbiamo raggiungerla, cercarla, ottenerla, girare il mondo, ma dobbiamo solo riconoscerla, riconoscere qualcosa che già c'è. Riconoscere qualcosa che già ci appartiene, ma che condizionamenti, educazione, eccetera, eccetera, ci hanno fatto dimenticare, ci hanno fatto offuscare. Il percorso di ognuno è quello di ritrovare quella natura splendente, libera da ogni sofferenza, che ognuno di noi è, perché ci appartiene, perché è il nostro dovere, perché è il nostro lavoro. Qualunque cosa ci accada, gli insegnamenti dicono, ce la puoi fare. Questo libro è nato inizialmente dal mio primo figlio, adesso sto aspettando il terzo tra poco, ma perché pensai, ancora che doveva nascere o quasi, ma se io morissi, tutto quello che mi sembra di aver capito, lui non saprebbe nulla, non verrebbe mai in contatto, mi dispiace molto, no? Vorrei che lui sapesse queste cose. Allora il titolo originario avrebbe dovuto essere Se io morissi vorrei che lui sapesse, no? Cioè qualcosa del genere. Ma non so se te lo pubblicavano. No. No, era un po' troppo. Però è nato un po' con questo, cioè non dimenticare le chiavi della libertà che sono nascoste ma disponibili a te stesso in ogni momento, ed è diventato ovviamente, ed è stato allargato a tutti, perché non c'è niente di più bello che nel vedere, nel sentire una persona che non ha smesso di credere nella felicità. Io mi arrabbio poche volte, tranne con mio figlio, ma mi arrabbio poche volte. Una delle volte che mi sono arrabbiata è stata con una signora che ha avuto una malattia mortale, no? Un tumore, faceva i miei corsi da un po' di tempo, no? E lei, quando scoprì di avere questa malattia e quindi anche poco tempo di vita,
Mi disse, ecco, io ero appena andata in pensione e ha sempre pensato tutta la vita, ecco, ora che andrò in pensione finalmente farò quello che voglio, mi dedicherò a quello che mi piace. E invece un mese dopo ho scoperto di avere una malattia mortale. E allora io mi disse, ecco, io devo rinunciare alla gioia, ecco, io devo rinunciare a tutto, no? Con questo tono molto cupo, comprendendola, capendola, io ho detto no, assolutamente no. Tu non devi assolutamente rinunciare alla gioia, ma comprendere pian piano sarà faticoso, doloroso, ti richiederà di perderti e ritrovarti tante volte, vedremo passo passo, ma guardami, non rinunciare alla gioia, riscatta tutta la tua vita e dimostra che tu ce la puoi fare, dimostra che puoi essere libera e felice come non sei mai stata. Per me compassione in quel momento era fare così, io veramente mi sono arrabbiata con questa persona, perché per me in quel momento compassione era creare questa forma pensiero della speranza e del credere, perché non c'era la speranza del vivere, la diagnosi ormai era certa, ma la speranza del credere, no, tu puoi essere felice e io te lo dimostrerò insieme e insieme lo dimostreremo. E vi assicuro che così è stata dura, ma piano piano, accettando, entrando, si è ammorbidita sempre di più, ha scoperto che poteva amare, perdonare, ha scoperto tutto quello che non riusciva a fare prima, perché la forza in quel momento era grande, ma ce l'ha fatta questa persona. Io l'ho vista pochi giorni prima di morire, e l'ho guardata, no? E faccio, guarda, devo dire che sei una delle persone più felici che ci sono attorno a me in questo momento, no? E lei è morta, no? Cioè c'era sua sorella che poi l'ha raccontato, mentre andava in coma ogni tanto si svegliava e diceva, io sono felice, sono felice, sono felice. Ecco, questo solo per dire che non c'è nessun motivo mai per rinunciare ad essere felice, occorre solo cercare le chiavi che non appartengono ad una verità, ma spesso sono soggettive, sono personali, ma ci sono e sono già disponibili dentro di noi. E quando si attiva questa forma pensiero, ecco allora che tutto ci viene incontro, ecco allora che queste chiavi ci vengono innanzi e riusciamo a riconoscerle. E una chiave dietro l'altra riusciremo a riconoscere ciò che siamo veramente, che non è il costrutto di tutto quello che noi crediamo o pensiamo di essere, non è quello, è qualcosa di altro, ma è molto molto interessante. E attraverso, come diceva Monia, l'unirsi, il prendere rifugio nell'unione, nel gruppo, nell'essere insieme, in posti come questi, che queste chiavi possono essere tirate fuori più facilmente unendo la forza di molti, perché unendosi la forza viene ancora di più, ancora di più. Non mi dilungo perché tanto che siete in piedi, io vi saluto, vi ringrazio e a presto, magari. Certamente. Ci vedremo altre volte. Sì. Grazie.